Taria Como, nuova polemica in città. In questi giorni il comune sta inviando ai cittadini 45.000 bollettini per il pagamento della tassa rifiuti. Nei documenti inviati è presente però un errore sulla data di scadenza. Ad attaccare l'amministrazione è il Partito Democratico, che chiede di non dare eventuali sanzioni ai cittadini. E intanto nelle scorse ore da Palazzo Cernezzi hanno spiegato che sono state riportate le date di scadenza con un errore sulla prima rata. Per mero errore materiale, si legge nella nota inviata dal comune, nella tabella riepilogativa relativa al dettaglio delle scadenze delle rate, in calce alla comunicazione, è riportata per entrambe le rate la scadenza del 30 novembre 2024. Si prega di fare riferimento esclusivamente alle diverse scadenze evidenziate e indicate nei bollettini di pagamento e la comunicazione di Palazzo Cernezzi. La scadenza della prima rata è fissata al 30 settembre, la seconda rata scadrà invece, come di consueto, il 30 novembre, ma si potrà anche versare la Tari in un'unica soluzione entro il 31 ottobre. Alla luce della svista si potrebbe venire incontro ai cittadini e valutare di non sanzionare chi pagherà entrambe le rate, scrivono i consiglieri del Partito Democratico Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Eleonora Galli e Stefano Legnani, e quindi anche la prima entro il 30 novembre.